Buonasera a tutti ragazzi, dove mi trovo stasera? Perché è sera, buonasera a tutti appunto. E mi trovo al Parco della Repubblica a Modena. Sono in disabilie, se ci fate caso, sono appunto senza la divisa da mountain bike, chiamiamola così. Perché? Perché ho scoperto che a Modena esiste appunto una realtà che si chiama Modena Pump Track, una vera e propria scuola di mountain bike, dove appunto maestri e istruttori della scuola Ami Bike si mettono a disposizione per poter appunto insegnare la mountain bike un po' a tutti, perché ci sono appunto classi che partono dai più piccolini, dai 4 fino più o meno ai 6 anni, poi ci sono i mezzani e poi ci sono anche i grandi. Quindi oggi mi faceva piacere raccontare che c'è la possibilità di imparare mountain bike, ma imparare mountain bike vuol dire anche farla con coscienza, dal punto di vista già da piccoli, pensando al controllo e comunque sia agli insegnamenti di qualcuno che ne sa. Quindi niente, andiamo al Modena Pump Track durante le lezioni. Andiamo! Su questa collinetta dove effettivamente ci sono gli istruttori, i maestri che stanno appunto impartendo la lezione ai ragazzi. Questi sono i ragazzi mezzani che appunto stanno ascoltando l'istruttore che gli sta insegnando cosa fare dei salti con quella rampettina lì. E come sapete ci sono delle tecniche per fare i salti e qui le stiamo vedendo. Oh, mi volevo soffermare un attimo con due istruttori. Abbiamo Riccardo e Francesco. Riccardo e Francesco che appunto, come vi dicevo, sono istruttori della scuola mountain bike, istruttori accompagnatori di secondo livello, come il corso che abbiamo fatto, noi avete visto nel video qualche anno fa, e volevo chiedere a loro appunto cosa si fa oggi, che oggi tra l'altro è l'ultimo giorno, è l'ultima puntata del Modena Pump Track. Qual è la lezione di questa sera? Beh, stasera parliamo di approccio ai salti con una rampetta che si può trasportare comodamente in qualsiasi tipo di terreno, e sì, approccio ai salti ovviamente partendo dal basico per poi andando a aumentare le difficoltà. Quindi praticamente il meccanismo per sollevare la bicicletta, come ho visto prima che stavi facendo vedere, e quindi per crescere dei nuovi campioni di mountain bike. Speriamo. Ragazzi, buon lavoro e niente, ora ci vediamo due salti dei ragazzi del livello mezzano intermedio. Grazie mille. Guardiamo là per vedere cosa fa. Vai! Ok, lasciamo ora i ragazzi appunto del livello intermedio, i mezzani, e andiamo a vedere i ragazzi più piccolini che sono in un'altra zona del parco, un po' più lontani. Sono in realtà nella zona in cui c'è effettivamente un pump track, dove c'è anche mio figlio fra l'altro. Quindi andiamo a vedere i ragazzi più piccoli cosa fanno. Ecco, ci siamo spostati proprio nella pump track del Modena Pump Track, e qui ci sono
una decina di mountain biker dell'età che vanno da 4 anni verso a quanto? Da 4 fino a 7-8 anni. Chi è più grande qua in mezzo? Io! Quanti anni? 7. 7 io anni? Io, 7! Dai 4 ai 7 qua abbiamo, dai 4 ai 7. Sentite, ce lo fate un urlo forte per il canale, per Modena Fan Track, ce lo fate? Siete pronti? Uno, urlo forte, due, forte. Tre, via! Yeah! Questi saranno i nuovi campioni di mountain bike. Vediamo cosa fanno. Giro fatto bene, ultimo giro fatto bene, pronti? Via! Via, 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 via! Ragazzi, che spettacolo! Che spettacolo! Guardali, guardali, guardali! Guardali come vanno, guarda! C'è anche qualcuno che ogni tanto cade, ma ci sta, ci sta, ci sta! È tutto mestiere che entra! Michele, ci racconti più o meno che cos'è Modena Pump Track? Modena Pump Track è un progetto, è un bel progetto di Ami Bike, sempre è una scuola di mountain bike qua su Modena. È un progetto che è nato ormai 12 anni fa e lavoriamo con i bimbi facendoli divertire in sicurezza. Sia sulla pista di pump track che, come avete visto, nei collinoni là che abbiamo a disposizione tramite il comune di Modena, che ringraziamo naturalmente, che ci dà a disposizione l'utilizzo del parco della Repubblica. No, altre cose importanti è che dividiamo naturalmente i gruppi per livello, okay. Non per età, ma per livello tecnico, okay. Perché ci può essere okay. Il ragazzino, cioè normalmente i ragazzi più piccoli stanno nel gruppo dei più piccoli, però capita anche che il bambino più piccolo va col gruppo dei mezzani, perché comunque si ha attitudine, certo. Eccetera. Quindi la mountain bike, come gli sport, come tutti gli sport tecnici, è divisa per livelli. Assolutamente. Anche perché non ci occupiamo di gare, e quindi i nostri livelli non sono agonistici, sono livelli tecnici. Esatto. Che è una cosa diversa. Mi sono permesso di dire all'inizio di questo video che tutta la scuola e tutto il resto non insegna ad andare forte, non insegna la discesa, insegna il controllo della mountain bike. Assolutamente. E andarci con la testa. Assolutamente. Esatto. Questo è il nostro obiettivo principale dai corsi che facciamo per adulti, perché comunque l'imprinting che diamo a tutti, certo. A chi ha partecipato ai nostri corsi sa benissimo che la sicurezza è il nostro cavallo di battaglia, perché è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è far divertire la gente in sicurezza, anche perché la gente quando è sicura delle proprie capacità riesce a divertirsi di più e a dare il massimo di quello che ha. Assolutamente. Quindi... l'ultima cosa che volevo dirvi, possiamo dire che questa è veramente la mountain bike, cioè imparare la mountain bike per tutti. Sì, cioè, sì. Questo è proprio l'obiettivo principale, credo. È assolutamente quello. Mettere in condizione tutti di divertirsi. Lezione di mountain bike per tutti. Per tutti i livelli, a prescindere. Anche perché siamo riusciti ad avvicinare attraverso i bimbi anche i genitori. Sì, sì. Gente che non andava in bici si è appassionata, ha comprato la bici e ha iniziato ad andare in mountain bike. Tra l'altro questa è l'ultima lezione che fate, sì, poi ripartiranno i corsi. Ripartiranno maggio-giugno del prossimo anno. Qualcosina lo faremo st'inverno, qualcosa di divertente, faremo probabilmente Halloween bike. Bello! Pedalando con Babbo Natale. Qualcosa di simpatico lo faremo e qualche appuntamento per i grandi e mezzani, i piccoli lasciamo a riposo d'inverno. Michele, grazie mille, io ti saluto e complimenti per tutto quello che fate come sempre. Grazie. Salutiamo un altro maestro, scusate. Paolo Adra, maestro mountain bike, appunto diplomato tramite Ami Bike. Sì. Esatto. Grazie mille Paolo per ciao, ciao. Fatto. Ragazzi, abbiamo visto veramente una realtà che dovrebbe esserci un po' in tutte le città, e magari c'è, però io l'ho scoperto un po' tardi e ho voluto appunto raccontare quello che accade a Modena.
spero che il video vi sia piaciuto, è una cosa un po' diversa da quello che effettivamente fa MTB 360, ma spero che questi appuntamenti di questi video un po' particolari siano sempre più frequenti, perché è bellissimo vedere dei ragazzini e comunque sia delle persone che si mettono a disposizione per questi ragazzi, è veramente una figata. Da Diego di MTB 360 è tutto, ci vediamo al prossimo video, vi consiglio anche di seguire Pump Track Modena su Facebook e su Instagram. Ovviamente iscrivetevi al canale MTB 360, seguiteci su Instagram, che comunque sia andremo avanti e a breve ci sarà un evento veramente spettacolare. Niente, ci vediamo al prossimo video!